Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente, dopo aver parlato delle tendenze e costumi per quest'estate 2021, vi mostrerò dei costumi indossati che, come avrete letto dal titolo, saranno di Shein e sono super emozionata. Non ho mai fatto questa tipologia di video sul canale e spero che possa esservi utile e che vi piaccia soprattutto. E niente, direi di iniziare subito. Prima però di andare al video, come sempre, non dimenticate di iscriverti al canale, di cliccare sulla campanellina per non perderti nessun video e seguimi anche su Instagram, mi trovi come Giulia Mineo con doppia G all'inizio. Comunque, giusto per capirci, vorrei farvi vedere la quantità di costumi presenti all'interno di questo pacco. Cioè, potrebbe esplodere da un momento all'altro, ok? Ovviamente di tutti i costumi che vi mostrerò lascerò qui sotto nell'info box tutti i rispettivi link, in modo che anche se vi interessa un modello in particolare basta cliccare e andrete direttamente al sito. Iniziamo subito e pesco a caso, tanto è indifferente. Tutti i costumi tra l'altro vi arriveranno all'interno di questa bustina in plastica con le palme, carina. E il primo costume è questo qui, davvero molto bello, tra l'altro si abbina anche con la maglietta che indosso ora. La parte di sopra è questo triangolino semplicissimo con questa stampa zebrata fucsia e arancio, che tra l'altro trovo essere un abbinamento colore fantastico, almeno per quanto riguarda i miei gusti. E le spalline sono regolabili, quindi anche questa è una cosa ottima per i costumi di Shein. E purtroppo uno dei costumi che ho acquistato, non avendo questa cosa delle spalline regolabili, ha la vestibilità peggiore che abbia mai provato. Comunque, tornando a noi, questo qui è il triangolino e ha anche le coppette estraibili, quindi se volete le potete tenere, se invece non le volete potete tranquillamente rimuoverle e indossarle senza coppette. E poi la mutanda invece è questa qui, con questa parte scorrevole sia davanti che sul retro, insomma. Non è regolabile, però sinceramente se sta a me sta anche a voi, perché io ho una vita veramente molto stretta e mi piace anche portato a vita alta. È molto molto bello questo costume, devo essere sincera, non mi sarei aspettata una vestibilità così ottima da un modello così semplice. Proseguiamo con un altro costume e questo qui, devo essere sincera, è di un colore veramente sobrio. Siete pronte? 3, 2, 1, taran! Cioè, questo rosa shocking, rosa fluo, vi abbaglierà anche l'anima, cioè veramente. Comunque, come potete vedere, questo qui è un modello simile all'altro. L'unica differenza è che questo qui è un triangolino semplice, però è morbido, non ha le coppette, appunto. Si può regolare sia di sopra che di sotto, invece l'altro aveva le spalline fisse però regolabili. E la mutanda, a differenza dell'altra, è regolabile in vita. Come modello però sono simili, perché scorrono entrambe sia sul davanti che sul di dietro. Molto bella, l'unica cosa è che forse rimane un po' strettina sul davanti. Non sarà un problema perché comunque si può allargare, però ecco, se non vi piacciono i modelli troppo stretti, questo qui ve lo sconsiglio. Ora invece vi mostro un top singolo, e diciamo che io solitamente non amo spaiare i costumi, quindi fare il top di un colore e la mutanda di un'altra, e quindi ho deciso di acquistare un top nero in modo da matchare con una mutanda nera di un altro costume. E questo top mi piaceva troppo per non acquistarlo, è questo qui, così, con questo dettaglio in non posso dirvi acciaio perché sicuramente non sarà acciaio, comunque questo dettaglio in oro rosa sul davanti con questo cut out sul seno, veramente molto bello. Trovo che sia che vesta veramente molto bene, e l'unica pecca forse di questo costume è il retro, perché come potete vedere non ha i lacci, quindi è un pezzo unico, quindi purtroppo l'abbronzatura con questo non sarà tanto omogenea, però chi se ne frega. In realtà la vestibilità mi piace, il modello mi piace e quindi si può sorvolare.
Passiamo ad un costume che come fantasia e come modello avevo già visto su Cassani Swimwear, che è un brand di costumi che mi piace tantissimo, è tipo uno dei miei preferiti, che però ho ritrovato appunto su Shein e devo essere sincera, ero un attimo indecisa. Soprattutto la cosa che mi ha fatto scegliere Shein è stato il prezzo, perché ovviamente tra i due c'era un abisso, e come modello insomma sono simili, però sicuramente quello di Cassani vestirà in modo diverso. Comunque ora ve lo mostro subito. La stampa è molto colorata, non ho un è difficile che io acquisti dei costumi con delle stampe, però questa qui mi piaceva appunto già dal sito di Cassani, ed è questo qui. Come modello è un triangolo semplicissimo, la fantasia è tutta così floreale con questi fiori coloratissimi, e ha questo dettaglio di anellino sul seno e anche sulla mutanda, mi pare. La mutanda è così, è regolabile sia sui fianchi che davanti, quindi può scorrere. E la cosa che mi lascia un po' perplessa è il dietro, perché è veramente, aiutatemi a dire, stretta e striminzita. Cioè veramente questo qui è più che altro un perizoma, un costume perizoma, non lo so. Sul mio sedere diciamo che fa un effetto abbastanza scoperto, ecco, e quindi insomma vedremo quando indossarlo. Magari lo indosserò in barca, che così non mi vede tanta gente, non metto in mostra così tanto le mie ciapette. E comunque però in linea generale mi piace molto come costume, la fantasia era quella che avevo già visto sul sito, quindi ho deciso di acquistarlo e niente, non vedo l'ora di indossarlo. Devo ammettere che lo zebrato quest'anno mi sta piacendo particolarmente, infatti ho deciso di acquistare un altro costume con questa stampa, ed è la classica bianca e nera. Questo qui è il sopra, come potete vedere è sempre un modello a triangolino, un po' perché su Shein non mi fido ad acquistare modelli particolari, anche un po' per la vestibilità, perché o è troppo piccola o è troppo grande. Per quanto riguarda i triangolini, forse sono un pochino piccoli per la taglia di seno che porto io, però in linea generale comunque non scoprono più di tanto e sono comunque giusti sul seno. E quindi appunto punto sempre su questo modello qui. Come potete vedere anche questo modello ha le spalline regolabili, ed è regolabile anche sul di dietro, sulla schiena. E la mutanda invece è questa qui, anche questa un po' strettina sul davanti, però sul dietro tranquillamente si può regolare e può scorrere, ed è questa qui. È regolabile anche sui fianchi, molto molto bella, nello stile Tarzan, ci piace e la indosseremo sicuramente per un safari, no scherzo. Passiamo ora a due costumi interi, e vi dico due ma avrei potuto dirvi tranquillamente anche 5 o 6 perché mi piacevano tutti. È stato difficilissimo scegliere soltanto due modelli, e in realtà ho voluto anche non esagerare con i costumi interi perché mi piacciono tantissimo, però mi fanno venire un freddo bestiale. Cioè io esco dall'acqua, siccome il costume intero ci mette anche un po' di più ad asciugarsi, cioè mi fa congelare anche se siamo in pieno agosto con 40 gradi all'ombra. E quindi appunto ne ho acquistati soltanto due, e il primo tra l'altro che vi mostro è anche un colore un po' insolito per me, e nell'ultimo periodo come potete vedere mi sta piacendo, è l'arancio, che alla me di un anno fa probabilmente sarebbe sbiancata al pensiero di comprarsi un costume arancio o delle maglie arancio, però nell'ultimo periodo mi sta piacendo, quindi ho deciso di approfittarne. E poi il modello è bellissimo, ora ve lo faccio vedere subito. Eccolo qui. Allora, come potete vedere sul davanti si incrocia con questi laccetti lunghissimi che si possono incrociare, si possono rigirare diverse volte, ha le spalline regolabili, che è una cosa ottima soprattutto anche per quanto riguarda i modelli di costume intero, e ha le coppette estraibili anche questo, quindi si può decidere se indossarle con o senza, e ha uno scollo veramente molto profondo sulla schiena che mi piace da impazzire. Cioè questo qui è uno dei costumi interi più belli che abbia mai acquistato davvero, e tra l'altro si sta parlando di un arancio, quindi non so che cosa mi stia succedendo in questo ultimo periodo, però boh,
L'altro costume intero invece l'ho preso nero, quindi sono andata sul classico, e questo qui sicuramente come modello è più semplice da farvelo vedere indossato piuttosto che fatto vedere così, perché così si capisce ben poco. Comunque ve lo faccio vedere. Allora, sul davanti ha uno scollo molto più profondo rispetto all'altro e come prima ha questi lacci che si possono incrociare e ci si possono fare diversi giri sulla pancia e sulla vita. Trovo che sia molto molto bello. Questo qui, a differenza dell'altro, ha anche uno scollo profondo, però le bretelle sono fisse, non ha le spalline regolabili, è tutto intero così unito, e anche questo mi piace molto, però forse mi piace un pochino meno per il fatto delle spalline non regolabili, anche se comunque veste molto bene anche sul mio fisico, però trovo che le spalline regolabili siano sempre un plus per quanto riguarda i costumi. Gli ultimi tre modelli che vi mostrerò di costumi purtroppo hanno una vestibilità strana sul mio fisico. Comunque, il primo che vi mostro è questo qui e ha una stampa tie-dye così sul rosa. È carino visto così, però indossato, almeno il top è a posto perché è un classico triangolino, un po' più piccolo rispetto agli altri, però comunque si può indossare tranquillamente. La cosa che mi lascia un po' perplessa è la mutanda, perché non è regolabile. Sul davanti sembra anche carina vista così, però già sul davanti fa un po' di difetto. Vi giuro che sul retro, cioè sul sedere, veste malissimo, cioè sembra di avere tipo un pannolone. Ora probabilmente sarà una cosa dovuta anche al mio fisico e alla vestibilità, insomma, anche della mutanda, non lo so, però purtroppo questo qui su di me non veste assolutamente bene, quindi vedrò cosa farci, se indossarlo oppure mandarlo indietro. Mi dispiace perché come costume era un po' nuovo, non avevo anche questa stampa tie-dye un po' nuova, quindi vabbè, insomma, ce ne faremo una ragione. E ora vi mostro invece gli altri due. Purtroppo il costume che vi mostro ora era anche uno dei miei preferiti, perché visto sul sito, indossato dalla modella, mi sembrava molto molto bello e la vestibilità, devo essere sincera, non mi sembrava così stretta come in realtà è. Ora ve lo mostro subito. È questo qui rosso e vi giuro che a malincuore vi dico che non mi sta, è strettissimo, cioè non lo so, cioè è una S, non potevo prendere una M perché avevo paura che poi, per quanto riguarda la mutanda, vi faccio vedere anche la mutanda, avevo paura che la mutanda fosse troppo larga prendendo una M. La mutanda infatti mi sta, niente da dire, con questi dettagli catena così doratini, davvero molto molto bello. Poi così rosso, il rosso è anche uno dei miei colori preferiti. Però tornando al top, vi giuro che mi sta malissimo e mi sta strettissimo, cioè io una cosa così stretta, che poi in realtà non si direbbe nemmeno, poi comunque ve lo faccio, no, questo qui non penso di farvelo vedere indossato perché è veramente stretto e vorrei evitare di far vedere cose qui su YouTube. Però appunto, niente, mi dispiace tantissimo, io puntavo tanto su questo costume, però purtroppo non mi sta e quindi anche questo sicuramente e probabilmente lo manderò indietro. Anche questo costume che vi mostrerò ora non mi sta, e questo qui, a differenza dell'altro, mi sta troppo grande sul seno, cioè la parte di sopra purtroppo non mi sta. Ve lo faccio vedere subito perché il colore mi è piaciuto tantissimo, è questo azzurro un po' grigiastro, questo azzurro carta da zucchero molto molto bello. Il modello era anche un po' diverso rispetto ai classici triangoli perché, come potete vedere, ha questo ferretto, questa arricciatura sul seno. Quindi anche visto sul sito, questo qui mi ha ispirato subito. E come vi dicevo prima, l'importanza della spallina regolabile qui non è stata presa in considerazione, infatti non è regolabile ed è lunghissima, quindi già questa, la parte delle spalline mi scende troppo. E un'altra delle cose che rimane fissa e non è regolabile è la parte del torace, perché come potete vedere ha un gancetto che sta larghissimo, quindi purtroppo
non mi sta, cioè veramente questo qui insieme all'altro erano due modelli che mi piacevano tantissimo visti sul sito e mi dispiace tantissimo non poterli indossare. Comunque giusto così per farvi vedere, vi faccio vedere anche la mutanda, questa qui ovviamente mi sta, si può allacciare così sul lato, ovviamente è regolabile e come tutte le altre mutande scorre, quindi sia sul davanti che sul retro si può stringere o allargare. Ultimissimo, che non c'entra con i costumi ma c'entra con il mare, è un copricostume e questo qui ho deciso di acquistarlo perché mi ispirava tantissimo ed effettivamente indossato è molto bello. Ed è un copricostume semplicissimo, è questo qui bianco, io ho deciso di acquistarlo bianco però sul sito è disponibile anche nero e in altri colori. Ed è questo qui tutto traforato, rimane abbastanza corto, ha le spalline così non regolabili però la lunghezza è perfetta e in fondo ha questi spacchetti che cadono sulla coscia laterale, veramente molto molto bello da utilizzare appunto quando si è al mare, quando si va al bar o di qui o di là, secondo me è perfetto ed è molto molto carino. Questi qui erano tutti i costumi che ho acquistato sul sito di Shein. Come vi ho detto prima, vi lascerò qui sotto nell'info box tutti i link diretti ai costumi. Io spero che vi sia piaciuta questa tipologia di video. Se fosse così, lasciami un like, iscriviti al canale e non dimenticarti di seguirmi anche su Instagram. Noi ci vediamo al prossimo video e vi mando un grosso bacio. Ciao!